lavoratori del settore scuola possono contattare i medici di famiglia per il vaccino anti-Covid. Oggi erano partite le prenotazioni nelle farmacie, ma nel pomeriggio sono state bloccate, ne erano già arrivate 600. All'ospedale di Piacenza potenziato il laboratorio di biologia molecolare. Ogni giorno refertati 1200 tamponi, si può arrivare fino a 3000. Da metà marzo analizzerà anche le varianti Covid. Oggi un decesso e 55 nuovi positivi. Agricoltura ha raggiunto l'accordo per il pomodoro da industria, 92 euro a tonnellata. Il risultato non soddisfa Coldiretti e Confagricoltura. 6 persone hanno preso parte a una rissa avvenuta nel pomeriggio davanti alla stazione di Fiorenzuola. 3 sono finiti in ospedale, indagano i carabinieri. Su Telelibertà questa sera alle 20.15 torna il professor Fornari con la trasmissione Vivere in Salute. Si parlerà di ipertensione e alle 21 l'architetto Bissi in quarta dimensione racconta le ex carceri di Piacenza.